Buongiorno, secondo giorno ad Albisola, siamo pronti, andiamo in spiaggia, oggi penso che andremo in spiaggia e ci faremo una bella passeggiata. E credo anche che stasera vengano a trovarci nonna e zia Teresa, quindi una giornata al mattino diciamo un po' di spiaggia e poi pomeriggio faremo qualche passeggiata insieme a loro e poi andremo a cenare. Abbiamo già individuato ieri sera il posticino dove andare, quindi siamo a posto. Buona colazione! Abbiamo sistemato Fede e Nadi in spiaggia, così Fede giocava un po' con la sabbia, si diverte un pochino. Invece io con la piccola Ginny che sta facendo nanna abbiamo fatto una piccola passeggiata, adesso stiamo un po' qui al fresco all'ombra. Eccoci qui ragazzi, ce l'abbiamo fatta, siamo tutti quanti al mare. L'acqua è un po' frescolina, Sì, ma ma Fede si vuole buttare, quindi Fede mi si sa che butterà. ti toccherà seguirlo con la scusa del papà, la piccola. Ragazzi, abbiamo provato a prendere questa piscinetta direttamente su Amazon perché avevamo un po' paura che la piccola Ginny si insabbiasse In realtà tutta. sarebbe più una piscinetta per le palline, non per l'acqua. Però ai bordi alti, così lei non si tuffa nella sabbia. Esatto, le palline sono rimaste tutte quante a casa, sparse nel soggiorno. E la piscinetta delle palline l'abbiamo portata qui e devo dire che funziona molto bene, quindi. E lei ha 8 mesi. Ora vi facciamo anche vedere com'è semplice chiuderla ed è, devo dire, anche molto maneggevole perché occupa veramente poco spazio. La borsa dei giochi di Federico ci sta senza problemi. Beh, ovviamente l'unica pecca è che qui, essendo Albisola attaccato a Savona, si vede subito il porto. Qua qualcuno ha già fame, è ora della pappa di Ginny. Buon appetito! Ne ha già fin sul naso. Sì, e non sta ferma. E sono venute anche a trovarci nonna Tizi e zia Teresa, quindi andremo adesso a fare una passeggiata tutti quanti insieme. Ci sono anche Trilli e Tea e Federico, devo dire che è già lì contentissimo che appunto sta portando a passeggio Trilli e Tea.
E allora ragazzi, stasera abbiamo prenotato a Ucarrugiu direttamente all'interno di Albisola Marina. Eccoci qua, iniziamo a mangiare e vi facciamo sapere cosa prenderemo. Ci siamo appena seduti, sono appena già venuti a prenderci l'ordine. Questa sera io ho ordinato un bel piatto di cozze e poi avrò un fritto senza glutine. Invece Nadi ha ordinato una pizza, tonno e zucchine, e per Federico delle pennette al pesto. Non vediamo l'ora di assaggiarle perché abbiamo già fame. Federico si sta già mangiando i grissini. Vai, ciao. E Ginny invece sta già facendo pappa. Pallellino. E allora è arrivato il guazzetto di cozze, proviamo subito ad aprire, vediamo. Invitante, molto 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 invitante. Assaggiamo. Anche il mio fritto misto, questa sera ho scelto di prenderlo senza glutine perché è leggermente più leggero, quindi assaggiamo e lo condividiamo io e Nadi insieme. Allora, abbiamo appena terminato cena, abbiamo anche assaggiato il dolce. Io ho preso una cassata siciliana. Sì, io ho preso una cassata siciliana con lo zibibbo e invece Nadi ha preso un tiramisù. Andata sul classico, lo sappiamo che il tiramisù a mamma piace tanto, vero Fede? Sì, ho preso, ma aspetta. Dopo 9 mesi non ho potuto prenderlo. Questa sera, dopo la cena a Ucarrugiu, abbiamo deciso di fare una passeggiata sul lungomare di Albisola Superiore. Stiamo passeggiando, c'è Federico che come sempre è molto vivace, quindi continua a correre a destra e a sinistra. Devo dire, una bella passeggiata, piacevole, molto carina. Ci sono tutta questa serie di installazioni artistiche, appunto della ceramica. E stasera è anche sabato sera e quindi ci sono parecchi localini che mettono musica, quindi c'è un po' di vita, c'è un po' di movimento. Eccolo là dietro, Federico. Ora siamo passati in Albisola Superiore, la parte, diciamo, del Budello, sempre vicino al mare. Quindi passeggiamo un pochino qua, anche molto bello, pieno di ristorantini e di localini tipici.
Bene ragazzi, ora siamo ad Albisola Marina, abbiamo trovato anche quest'area sosta camper nuova, devono ancora ultimarla, tant'è che carico e scarico è predisposto ma non è ancora attivo, quindi non è ancora funzionante. È tra l'autostrada e la ferrovia, quindi diciamo che non è proprio silenziosissima, e il prezzo è di 20 euro al giorno, 20 euro per 24 ore. Una bella area, ben illuminata, appunto 20 euro, però per il momento nessun servizio. Ginny, se ti vede papà, guai, eh? Ehi, Monella! Ehi, Monella! Siamo di fronte a Villa Faraggiana, sempre ad Albisola Marina, e purtroppo non è visitabile ancora, riaprirà dalla prossima settimana su prenotazione, ma per il momento non è visitabile, quindi non riusciamo a mostrarvela. Vediamo se riusciamo a visitare le ceramiche Mazzotti. Siamo anche noi. Fede, saluta un po'. Questa qui? Sì. Perché è per la tua sorellina? Sì. È vero? Sì. Un po'. Grazie. Grazie. Oh, che bellezza. Allora non per voi, vero? Sì, 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 sì. No,
c'è questa sabbietta. È ora di merenda? E allora abbiamo fatto il bagno e appunto abbiamo trovato una bella spiaggetta libera qui ad Albissola. Abbiamo fatto il bagno, ora ci ha chiamato Elisa, che anche lei questo weekend era al mare, quindi stiamo andando incontro perché appunto ci vedremo con lei, quindi probabilmente faremo un aperitivo insieme, ci saluteremo e poi appunto lei tornerà già a casa stasera. Quindi passeggiamo un pochino mentre aspettiamo l'arrivo di Elisa. Andiamo ragazzi! Bene, bene, tu? Alla grande! Alla grande! Torniamo al nostro camperino, parcheggiamo i bimbi all'ombra mentre apriamo un po' e il nostro weekend ad Albissola finisce qui, vero papà? Oh yes, weekend terminato, è andata molto bene, sono state delle belle giornate, abbiamo anche trovato sempre bel tempo. Un po' di cose siamo riuscite a vederle, lunghe passeggiate, un po' di tempo in spiaggia. Quindi non ci resta che salutarvi, darvi appuntamento al prossimo video e se siete arrivati fino qua probabilmente questo video è stato di vostro gradimento, quindi ricordatevi di lasciarci un like. Ciao, ciao al prossimo video! Dillo amore! Di al prossimo video! Dillo bene! Arrivo! Al prossimo video!